Ciao, eccoci di nuovo un'altra puntata di Army Focus. Allora, oggi cosa andiamo a fare? Sempre su Remington 870 andiamo a montare l'estensione da due colpi per il serbatoio. Queste istruzioni sono comunque valide per qualsiasi altra estensione, ne fanno da questa della Chote, ok? E è da due colpi, ne fanno anche da 3, da 4 se non erro, sempre per il Remington 870, dipende anche dalla lunghezza della canna. Con l'estensione da due colpi, diciamo, la canna va a terminare poco più sopra, ecco, quindi è anche molto elegante e ci amplia la capacità del serbatoio da 4 a 6 colpi. Montarla è davvero semplice perché ha appunto è solo da avvitare, non c'è nulla di particolare. Dietro troviamo la nuova molla da utilizzare. Partiamo sempre da questo pezzo qui, quindi dalla parte che rimane dallo smontaggio. Sui nuovi modelli però abbiamo un piccolo problema, infatti se notate qui abbiamo due battute, una di qua e una dall'altra parte, ok, che fermano purtroppo il colpo. Ecco, quindi l'operazione da andare a fare è andare a trapanare, ok, esattamente in questo punto i due rivetti, insomma le due battiture, e andare poi all'interno a sistemare, a lisciare bene con della carta vetrata, del Dremel o insomma qualsiasi altra cosa per andare a fare un lavoro più ben fatto. E quindi iniziamo a vedere questa operazione di trapanatura, e basta una punta da trapano, insomma un normale, ecco, da metallo, se avete quelle per acciaio molto meglio, ma già abbiamo un lavoro pressoché fatto, quindi non dovrebbe essere molto complicato andare a effettuare una trapanatura, basta solo un po' di tempo. Ok, possiamo procedere, dopo vediamo il montaggio dell'estensione. Ok, eccoci pronti all'operazione, dobbiamo andare a trapanare qui, inizierò con una punta da 4, vedo se è sufficiente, casomai l'alzo un po'. Abbiamo fissato il nostro pezzo a un tavolo usando dei cosi qui per fermare, ci abbiamo messo uno straccio sopra un pezzetto di carta sia qui che qui sui punti di stretta per non andare a rovinare la brunitura, insomma la parcherizzazione del Remington. E quindi andiamo a trapanare. Ecco, una cosa che non dovete assolutamente fare quando partite a trapanare è di pensare di andare diretti a fare l'altra cosa, no, non fatelo assolutamente, dobbiamo fare il primo, vedere come è venuto, casomai allargare, e poi girare il tutto e fare il secondo. L'andare dritto è veramente, si rischia di andare a rovinare tutto il lavoro fatto. Ecco, quindi iniziamo la nostra operazione, useremo anche un poco di goccio d'olio per andare a effettuare la trapanatura, lasceremo riposare la punta del trapano calda finché non si raffredda in modo da avere un perfetto foro. Ok, procediamo. Allora, per prima cosa un goccino d'olio qui sul punto da andare a trapanare, asciughiamo l'eccesso. Iniziamo con la punta da 4. Adesso un po' più affittata. Ok, proviamo a sentire l'interno e bisogna ripassare con una punta da 4,5. Prendiamo giusto il foro. Ok, chiaramente sono da rifinire all'interno, però se vado a prendere una cartuccia finta, ok, vedo che ha già molte meno difficoltà nel passaggio e riesce a slittare all'interno senza grossi problemi.
andiamo quindi a rifinire i nostri due fori con l'utilizzo di carta vetrata o del Dremel. Ecco, altra nota importante: mai troppo stretti questi, perché chiaramente se no andiamo a rovinare, insomma, la nostra canna, il nostro serbatoio. Ok, andiamo avanti, andiamo a terminare il lavoro con il Dremel e vediamo poi il risultato finito. Allora, il primo giro di Dremel lo diamo con della carta vetrata e andiamo a lisciare bene l'interno e rimuovere eventuali residui rimasti di, diciamo, di spigolo, in modo da ottenere una superficie molto liscia. Bene, abbiamo tolto il grosso con la carta vetrata e ora possiamo verificare che la nostra cartuccia slitta perfettamente e anche con un po' di gioco all'interno del tubo. Andiamo quindi a rifinire utilizzando una punta, appunto, da rifinitura da sempre del Dremel, e abbiamo concluso il nostro lavoro. Dopo daremo ovviamente una bella pulita a tutto il serbatoio. Eccoci al lavoro finito, abbiamo forato e lisciato bene le due rientranze. Ora ovviamente possiamo procedere alla pulizia con una normale bacchetta da calibro 12. Andiamo magari in questo senso, così non facciamo entrare polvere nei meccanismi. Andiamo bene a rimuovere tutta la limatura che è rimasta all'interno in maniera anche abbastanza grossolana inizialmente, e poi andiamo infine a passare con uno straccio, una pezzuola oppure con, appunto, la punta da pulizia, questa qui dedicata, che è appunto simile a uno straccio, e andiamo a rifinire bene tutto quanto, così andiamo a controllare anche ora che non ci sia nessuna imperfezione. Ok, il tutto è completamente liscio, la cartuccia passa bene e siamo pronti ora a montare il nostro accessorio. Allora, il montaggio è davvero molto semplice, basta andare a prendere e andare ad avvitare fino in fondo la nostra tube extension. Fatto. Qui poi abbiamo ovviamente il segnalatore, differente da quello della Remington, ce l'ho qui. Ok, questo è quello originale, questo invece è quello sotto, questo è quello nuovo, diciamo, che è ovviamente molto più solido e abbiamo una visuale veramente ottima. Sarebbe stato bene di un colore un po' più tipo verde, giallo, insomma, molto intenso, in modo da renderci conto subito, però diciamo rispetto al colore, appunto, della fabbrica. Abbiamo poi ovviamente la molla che andrà a sostituire quello originale, e abbiamo i due pezzi che andranno poi ad attaccarlo alla canna per sostegno. Procediamo ora quindi a rimontare il nostro Remington 870.